Ciao a tutti, oggi faremo la recensione della Nikon Colpix V150. Intanto vi dico subito che è un'ottima fotocamera e io ve la consiglio molto perché non costa tantissimo, ma ha una qualità video e immagine molto elevata. Arriva a fare i video in 1080p 30 fps e l'immagine fino a 13 megapixel. Intanto vi faccio vedere un po' la confezione, come è fatta. La apriamo, io qua ovviamente è da mo che l'ho aperta e tengo qui il tablet perché vi farò vedere la sua applicazione. Allora, questa è la confezione dove troverete un alimentatore, un cavo USB. USB e USB-A. Vi faccio vedere e lo metto di qua. Poi troverete anche nella confezione questo qui che penso serva per pulire lo schermo. Lasciamo un attimo da parte la confezione e andiamo ad accendere la fotocamera. Intanto si presenta così quando si accende e poi questa è la fotocamera, appunto. Qui funziona con questi pulsantini e vedete, ho cliccato impostazioni, voi qui scegliete cambia suoni, scegli formato, dove vedete potete selezionare formato foto, che come vi ho detto arriva a 13 megapixel, formato fotografico filmato, quindi i video io ho settato in 1080p, ovvero Full HD. Allora, poi ovviamente qui ci sono impostazioni poi della fotocamera, si possono scegliere menu opzioni di rete, dove per esempio qui si sceglie parte la modalità aereo, ma connessione con smart device, e che sarebbe praticamente si scarica da qui l'app Nikon Snap Bridge, la installate e adesso io ho già connesso, ma praticamente è molto semplice. Voi installate l'app, accettate, mettete tutto ok. Scegliete il modello, in questo caso è la Colpix V150, e poi fate la connessione. Qua cliccate Smart Device, qui che cliccate OK connessione, e vi apparirà questa schermata quando sarete connessi. Qui ci sono le impostazioni, come potete vedere, e ci sono tantissime opzioni. Intanto scaricare le immagini senza collegarla a un camo, ma soltanto via wifi o bluetooth, poi questo lo decidete voi. Poi la fotografia da remoto, il collegamento automatico che io ho spento ma poi lo attiverò, connettersi alla fotocamera e scaricare l'immagine, quello che vi ho detto prima, e il cloud che è questo qui, quello che io ho messo spento, che poi adesso lo sistemerò. Quanto costa? Lo andiamo subito a vedere. Non vi devo dire, io avevo visto che stava su 200 euro qualche tempo fa. Andiamo subito a vederlo. Vedete, Nikon Colpix, avevo cercato un po' di cose già. E andiamo a vedere. Come potete vedere sta sui 160 euro e questa qui. Vedete? Tra l'altro in confezione vi regaleranno anche un bellissimo zainetto comodo quando dovete andare da qualche parte, magari che ne so, fate una gita. E questo zainetto ci mettete dentro la fotocamera, il caricatore, la confezione o magari qualche accessorio che avete comprato voi per questa fotocamera. Ed è molto comodo. Questa qui sarà la fotocamera principale del nostro canale YouTube e questa con cui sto registrando è quella con cui ci ho fatto la recensione di questo tablet qui, ovvero la Jabber
8K, che anche di quella arriverà sicuramente alla recensione. Io vi saluto e mi raccomando, mettete un bel mi piace se ovviamente vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Ciao!